sapevate? Che noi non mangiamo derivati da animali. Cioè latte, uova, zucchero. No, è proprio una torta all'acqua. Poi noi siamo quello che mangiamo, no? Ma infatti vi somiglia. In che senso? Insomma, queste feste dei bambini, è bene portarceli oppure no? È sano che ci vadano anche i genitori? Cominciamo un po' da questo. O no? Che ne dite? Chi comincia? Allora, essendo che qua stiamo messi così, 3-4-0. Ecco. Cioè, a livello di figli. Allora, spieghiamola chi sono. Tre figli, Anna, 4 Paolo e io 0. Quindi credo che su questa domanda Tu non ci vai. Ti ho già detto che non si dicono queste cose, capito? Va bene l'espressività, ma dovresti un po' riprendere in mano la situazione. Bisogna portarceli e così si riesce, diciamo, a sfogarsi un po'. Cioè, no, perché le porti così capiscono che non c'è domanda più. Dopo sono portato, ma non c'è più. Comunque sembrerebbe che la festa più che ai bambini serve ai genitori. Il film come l'occasione dei bambini in realtà parla delle nevrosi dei genitori e di quest'ansia da prestazione che hanno. Ogni volta che riguardo penso a Truffaut, 400 colpi, ragazzo selvaggio. Ma i genitori perfetti esistono o no? E comunque, insomma, quali sono i requisiti secondo voi per cercare... Comunque, ora al di là di quello che vediamo nel film, che è un po' estremo, ma che comunque succede, per cercare di sbagliare il meno possibile, no? C'è una canzone bellissima di Gaber che si chiama Non insegnate ai bambini. E questo è un po' la strada, bellissimo. Cercare di stare a disposizione, dandogli amore, e non proiettare nulla sullo schermo della loro bellezza, della loro splendida infanzia, di come crescono, di come sono belli, com'è il mio figlio, quanto è bravo, quanto è buono, quanto è bello. Poi alla fine, in questo modo, in qualche modo, qualche problemino glielo crei. A proiettargli addosso tutte le tue incertezze, magari le cose che tu da piccolo non hai avuto, no? Bacio! Chi è stato? È stato lui. Cos'è che dici? Guarda che io e mio marito queste cose non le insegniamo a nostra figlia, hai capito? Cosa ti è venuto in mente? Cosa mi spieghi che cazzo di problema c'hai tu? Che cazzo di problema ci avete tutti quanti, me lo dite? Oh no, devo fare qualcosa! Fai qualcosa! Facciamo tutto, facciamo troppo e ci dimentichiamo semplicemente di amarli. Che prima era meglio o peggio? Come la vedete? Vabbè, tu un po' me l'hai detto. Ma non lo so. Non credo che fosse non meglio, so. Però onestamente. No, non penso nemmeno io. No, non lo io credo. C'era la Russia, diciamo. Non lo credo. Ragazzi, ma prima veramente i figli crescevano così e poi anzi gli venivano date anche troppe responsabilità a sti ragazzi. Cioè mi ricordo le famiglie numerose, c'erano i figli più grandi e crescevano quelli più piccoli e l'infanzia ci andava a far benedire. Invece oggi forse è vero che siamo troppo attenti, però anche lì penso che sia troppo amore. Mi ricordo così, appunto, adesso devo parlare per forza anche se sono adulta, da figlia. Mi ricordo che quando ero piccola, che c'era mio padre che faceva dei ragionamenti a voce alta, magari mentre stavamo insieme in macchina, eccetera, e la cosa che mi piaceva di più era che lui non cercava di educarmi, mi educava perché aveva un approccio alla vita che per me era affascinante, quindi la sua, diciamo, autorevolezza arrivava da quello, dal rispetto che io provavo nel suo modo di approcciarsi alla vita. Io ho capito che sarà molto molto difficile fare peggio di quello che avete fatto voi con i vostri figli. Comunque abbiamo capito una cosa. Va bene essere dei genitori imperfetti. Bisognerebbe fare l'apologia dell'imperfezione e insegnarla ai nostri figli, perché la perfezione è una zavorra che ti rovina la vita.